Buonasera e benvenuti in questo secondo video su As Dusk Falls, questa avventura interattiva sviluppata da Interior Night, di cui giocheremo il capitolo 2 in questo video. Se mi sentite un po' più sottotono a livello di voce è perché ho un tremendo mal di gola, quindi parlerò di meno in questo video. Detto ciò, vi invito però a lasciare subito un mi piace se la serie vi sta piacendo, a commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi del videogioco e condividere questo video a chi potrebbe piacere. Detto ciò, dopo aver invitato anche ad iscrivervi al canale, direi di continuare la partita che abbiamo iniziato proprio ieri. Continua, giocheremo sempre da soli. Continuiamo la partita di ieri. Inizia. Ok, c'è comunque un caricamento. Eppure, se non sbaglio, l'ho installato sull'SSD. Forza, forza. Ah no, è proprio un... è un rifarti il tutorial. Noi vi ricordo che nello scorso video abbiamo completato il capitolo 1, quindi se non l'avete ancora visto, andatevi a vedere prima quello. Ed ora iniziamo. Io non avrei fatto del male a nessuno. Ma tu stai davvero sfidando la sorte. Dale, prendi il borsone. Ce ne andiamo. Oddio, pensavo di averti perso. Anch'io. Mi tremano le gambe. Vince, non puoi combattere contro queste persone. Capisco perché l'hai fatto, ma non puoi. Devo proteggerti. E farti portare via? Devo tenere te e Zoe al sicuro. Devo farlo, capisci? Coraggioso e buono. Morire è male, ok? Sì, ok. Papà, ti hanno fatto male. Ah, tesoro, sto bene. Tra 2 giorni saremo a St. Louis e sarà come se niente fosse... Ragazzi, non andremo da nessuna parte. Merda. È Dante. Ci tirerà fuori. Eravamo riusciti a avvisare il poliziotto senza farci scoprire. Come hanno fatto a trovarci? Hanno chiamato il 911. Jay, controlla che non vadano sul retro. Se siete abbastanza intelligenti, mi risparmierete un po' di problemi e vi arrenderete. Attenti al telefono. Vi chiamerò per negoziare la vostra resa. Non ci parliamo con quello. Vero? Dante ci tirerà fuori. Il più delle volte è fin troppo duro, ma arriva in fondo alle cose. Negozieranno? Ma vorranno negoziare con lui. Hanno rapinato il loro stesso sceriffo. Non è certo un buon segno. Non so se Dante sa che sono loro. Quando lo scoprirà, forse non vorrà negoziare neanche lui. Saprà che Ash non è qui stasera. Ash è tuo figlio? Sì, la cosa migliore che abbia fatto. Qui siamo bersagli facili. Io dico di seguire il piano, tentiamo tutto con un ostaggio. Il cancello sul retro è chiuso, non c'è modo di entrare. Tyler, non lo so, forse dovremmo consegnarci e... Sta zitto. Romero è impaziente e
questi sbirri da 4 soldi non riuscirebbero a prendere neanche un raffreddore. Meglio aspettare. Qualcuno vuole rispondere? La polizia vi prenderà e vi metterà in prigione. Smettila o ti metto in punizione. Ehi, non puoi parlare così a mia nipote. Ha 6 anni. Sta solo dicendo quel che pensa. Sì, dico solo quello che penso. Basta! Il prossimo che parla se ne va nella stanza sul retro. C'è un altro telefono là dietro. Potresti riuscire a parlare con Dante. Spidero mantenendo la calma, fai una battuta. Ehi ragazzi, cosa mangiano i rapinatori di banche per dessert? Macedonia di furti. Capitano? Sei un idiota, lo sai. Dai, faceva quasi ridere. Sentito? Gli è piaciuta? Non hai senso dell'umorismo. Va bene, basta, sul retro. No, non separarci. Stai zitto. Tesoro, va tutto bene. Non va bene. Niente di tutto questo va bene. Penso che tutti e due abbiate bisogno di una punizione. Jay, assicurati che nessuno risponda a quel telefono. Tieni la bocca chiusa e non farmi tornare qui di nuovo. Cos'è questa storia? C'è un altro telefono. Se lo sceriffo richiama. Buona idea. Riesci a liberarti da... Niente, troppo stretto. Va bene. Come facciamo? Con un po' di attrito, forse. O delle forbici. Riesci a far cadere quel portapenne? Ci siamo. Cadrà. Lo sentiranno. Tossirò. A 3. 1, 2. Continuerà a squillare. Arrivi alle forbici. Veloce, blocco la porta. Sono nel Desert Dream Motel. Devo parlare con lo sceriffo. Qui lo sceriffo Romero. Con chi parlo? Mi chiamo Vincent Walker e sono la mia famiglia. Siamo in ostaggio. Ehi, rallenta, Vince. Io posso aiutarti, ma prima ti devi calmare, va bene? Non ho molto tempo. Capisco. Quindi cosa puoi dirmi su quel che succede lì dentro? Questo però li fa entrare, eh. Mi fa incazzare questo. Aspetta. Diciamo che mio padre è malato, così forse riescono a portare fuori. Senta, lui. Mio padre ha un cancro al cervello. Non è ferito, ma con tutto lo stress. Sì, capisco, certo. Lo faremo uscire, ok? Che altro? Tranquillo, continua. Zoe ha paura. Salviamo nostra figlia. Ho una figlia di 6 anni. Non è ferita, ma Dio, le cose che ha visto oggi. Povera piccola, la faremo uscire di lì, ok? Sì, ok. Ehi, hanno bloccato la porta. Aspetta, Vince, la porta non reggerà. Ed ora li facciamo entrare. Il loro cognome è Holt. Le persone coinvolte sono 3. La direttrice ha detto che sono i figli degli Holt. Ah, merda. Beh, questo spiega tutto. Sì, in che senso? È una lunga storia, ma stasera sarà la fine. Non ho più tempo. Ascolta, Vince, metteremo fine a questa cosa prima di quanto tu pensi. Tieni gli occhi aperti.
provi a parlare di nuovo con uno dei miei ostaggi alle mie spalle, lo porto alla finestra e gli sparo. Tieni la tua gente a 30 metri dal motel e non chiamare più! Cosa gli hai detto? Tutto. Gli ho detto quello che sta succedendo qui. Che sono stati gli Holt. Merda! Questi poliziotti lavoreranno anche per la contea, ma è a lui che obbediscono e a lui non importa di nessuno di noi! E a te sì! Lasciarvi soli è stata un'idea del cazzo. Lasciami! Fa male! Non sareste dovuti venire a Turok. È strano che esca il titolo ora. Dunque, vediamo. 12 anni come meccanico di volo, a livelli piuttosto alti, e poi un giorno, bam, pezzi di motore per tutto l'hangar. Due operai in ospedale, un altro all'obitorio, solo per aver lasciato un bullone lento su un DC-10. No, non sono stato io. C'era un disco compressore difettoso. La compagnia stava tagliando le spese, io li ho avvisati, ma... È pur sempre la sua parola contro la loro. Il mio consiglio? Firmi il modulo. Prenda i soldi. È un'offerta generosa. È un accordo di riservatezza. Firmarlo sarebbe un suicidio professionale. Senta, tenga l'assegno, non basta nemmeno a pagare l'affitto di un anno. Io rivoglio solo indietro il mio lavoro. Signor Walker, con tutto il rispetto, non potrà mai più lavorare per una compagnia aerea. Ora faccia un favore a se stesso. Prenda la penna. No, ribalta la scrivania. Puoi ficcare un controllo e lo tuo cazzo di penna su per il culo. Ah, quindi ha ancora voglia di lottare dentro di sé. Pronto? Sì, ho appena fatto un sogno stranissimo. Ero di nuovo nello studio dell'avvocato. Un sogno? A quest'ora del giorno? Mentre stavo facendo i bagagli, sai, sognando la nostra nuova vita in Missouri. Basta che sia tutto a posto per il padrone di casa. Questo trasferimento è un grande passo e un sacco di stress, ma ho un buon presentimento, Vince. Torneremo per le 7. Prenderò del cinese. Zoe! Scusa, devo andare. Va bene, ok, ma... Ah, mi sono addormentato. Va bene, ragazzone, hai fino alle 7 per tirare a lucido questo appartamento. Da dove cominci? Lava i piatti. Ok, piatti fatti. Credo che alcuni sogni non decollino mai. Siamo a posto, direi. E ora? Ed ora? Esce all'aperto. Ci si vede.
Monte Sacramento. Guarda l'orizzonte. Che bisogno dirti i tuoi arci? Ho sempre avuto la vista migliore qui. Va bene, ci siamo quasi. Imballa le foto. Ah, guarda quel faccino. Sembra un'intera vita fa. Zucchina, com'è stato il tuo ultimo giorno? Ok, credo. Millie mi ha dato il suo indirizzo, ma mi mancherà. Sì, lo so. È un bel cambiamento per tutti. Le scriveremo appena saremo a St. Louis. Ok, ora devo aiutare la mamma. Corri di sopra e mettiti in pigiama. Mi metti a letto tu stasera? Certo, piccola. Hai lavorato sodo, così ho preso il tuo preferito. Gamberetti. Hai sentito quelli dei traslochi? No. So che ho detto che avevo quasi finito, ma... Ma cosa? Ad essere sincero, mi sono addormentato sul divano. Lo so, lo so. Ti senti bene? Sto bene. È solo un sogno che ho fatto sul... non importa. Ricordi che cosa mi hai detto quando mi hanno licenziata? Frega tutta la cancelleria prima di andartene? No. Mi hai detto che il cambiamento fa male solo quando cerchi di impedirlo. E avevi ragione. Se non fossi stata licenziata, non avrei mai completato il dottorato o iniziato a lavorare all'università. Ho capito. Concentrarsi sui lati positivi. Dio, che fame! Zoe ha già mangiato, ma io non ce l'ho ancora fatta. Io la metto a letto e tu ti mangi i noodle. Forza, mettiamoci il pigiama. Allora, come ti senti per il trasloco di domani? Non vedi l'ora? Ho sognato che i traslocatori prendevano la mia lampada a stella. E io avevo paura, perché non dormo mai al buio. Sai una cosa? Anch'io ho fatto un brutto sogno. Su una cosa che non riesco proprio a togliermi dalla testa. Riguardava il buio? No, ma... I sogni a volte cercano di dirci qualcosa, sai? Tipo, cosa? Tutti abbiamo qualcosa che ci spaventa, come il buio. E va bene. Ma dobbiamo imparare a conviverci fino a quando forse un giorno non ne avremo più paura. Quindi quando sarò grande non avrò più bisogno della mia lampada a stella. Dormi un po'. Ok, ti voglio bene all'infinito. Anche io. Spero che la ditta di traslochi si presenti domani. Non potevano inviare una conferma? Già fatto? Bene, vado a darle il bacio della buonanotte prima che si addormenti.
Eccoli qua. Scommetto che sono loro. Aia. Chi è Bruce? Perché è andata via la luce? È un blackout. Capita spesso qui. Non è un blackout, è quel maledetto sceriffo. Dale, tieni gli occhi aperti. Ci sono? Devo uscire di qui, cazzo. Non mi piace il buio. Per favore, fallo andare via. Jay, portala di sopra e falla stare zitta. No, non è necessario. La porta sicuramente no. Le finestre siano chiuse. Jay, subito! Forza. Cerca nella scrivania. Prendo io cura di te. Ok, questa tu. È la scrivania. Ci deve essere un generatore qui. Potrebbe servire. Ce n'è uno sul retro, ma non funziona. Anche se prova la finestra. Provare ad azionarlo manualmente. Vai a farlo. Da qui non si esce. Vabbè, a questo punto per forza la porta. Ehi! Non ci credo, ha funzionato. Vedi qualcosa? No, troppo buio là fuori. Attento, riesco a vedere noi. Prendi della corda, dovremmo legare gli ostaggi. Ehi, l'hai sentito? Controllo il radio. Zoe è lassù e ha paura del buio. Stanno venendo a prenderti, lo sai, vero? Stai zitta, Joyce, sono serio. Scappiamo e proviamo ad attraversare il paese. Stai zitto, fammi pensare. Zoe, sono io, Zucchina, papà. Ci nascondiamo. Perché non so cos'altro fare. Ehi, sono io. Sono Vince. Sto entrando. Papà! Non le ho fatto del male. Te lo giuro. Lo so. L'ho sentito. Zoe, stai bene? Papà! Non voglio più stare qui. Ricordi che ti ho detto? È normale avere paura. Sono qui, Zucchina. Beh sì, che cercheranno di entrare. Avvertilo. Non avvertirlo, avvertilo. Credo di sì. Stiamo pronti. Non voglio andare in prigione. Allora, nasconditi. Ascolta. Saremo fuori di qui prima che torni la luce, ok? Con la mamma e il nonno? Ma certo, non li lasceremo indietro. State bene? L'hai trovata, grazie a Dio. E Yolta? Sono usciti dal retro. Dobbiamo andarcene.
Dammi i polsi. Sei ferita? No, è tu. Ok, via. State giù! Non sparate! Siamo ostaggi! Giù, non muovetevi! Loro dove sono? Resta nascosto. Non ce la farebbero ad andare dobbiamo via. Dobbiamo andare. È troppo pericoloso. Morirò in questo cazzo di motel. Ma che cazzo fai? Nonno! Sanchez a terra! Sapevo che era una cazzata. Ritirata! Ritirata! Non sparate! Ripeto, non sparate! Ottenetri! Se ci riprovate, escono tutti in una sacca per cadaveri! Jim! Jim, mi senti? Oh, Gesù! Va bene, ok! Vince... Nonno, sta male. Non lo so, tesoro. No. Jim, stai bene? Papà, gli serve aiuto. Chiamate un'ambulanza. Sta bene. Forse è solo una commozione cerebrale. Non è solo quello. Ha un tumore al cervello. Se è stato colpito nel posto sbagliato. Merda. Ce la fai, nonno? Oddio. È tutta colpa mia. Se non fossi stato così ostinato nel volerla rivedere. Ehi, ci sei ancora? Ma perché sei corso verso la porta? Non sarei dovuto tornare. E non ho mai pagato il conto. Che conto, Jim? Di che parli? Starò bene. Mi serve solo un minuto per... Calma, calma. Ha bisogno di un medico. Dale, vedi se riesci a barricare il secondo piano. Cosa? No, no, zitto! Ascoltami tu! Quello che voglio è un elicottero o comincerò a uccidere ostaggi. Capito? E un passaggio sicuro per il Messico. Messico? Da quando? Da adesso. Sentite, ci siete dentro fino al collo. Non siete riusciti a fare una rapina. Ora volete un elicottero? Risparmiati la lezione. Ce la fai? Ci penserò. Ma prima ho bisogno di un atto di fede. Lascia andare uno degli ostaggi. La fede non è il mio forte. D'accordo. Mettiamola sul pratico. Avrete voglia di un pasto caldo? Giusto? Vi mandiamo del cibo. Rilasciate un ostaggio. E poi comincio a pensare all'elicottero. Che ne dici? Pizza. Ma non da quel posto di merda in città. Quella di Franco. La vegetariana. Dammi 20 minuti. Buone notizie, gente. Uno di voi se ne va a casa.
La ditta di traslochi ha finalmente confermato. Domani mattina si va. Almeno ci godiamo un ultimo tramonto californiano. Tredici anni fa non vedevo l'ora di andarmene da St. Louis. Ero la prima in famiglia ad andare al college. E mia madre. Non dimenticherò mai quello sguardo di orgoglio mentre mi salutava. Sai cosa? Non avrei mai immaginato che sarei stata orgogliosa di tornarci. Vorrei solo che non ci fosse tutta questa roba. C'è qualcosa di più stressante dei traslochi? Cercare di far dormire Zoe? Sì, in cima alla lista. Comunque, stasera sarà la nostra ultima notte. Sembra passato molto da quando... E allora... Beh, perché non renderla speciale? Sveglierà Zoe. Pronto? Beh, grazie. È stato bello lavorare con te. Oh, ve la caverete anche senza di me. Buona fortuna anche a te. Ciao. Uno dell'università. Non eri con lui un'ora fa? Che ti devo dire? Manco già i miei colleghi. Colleghi come Bruce? Perché hai... Mi hai spiato il telefono? Papà! Zoe. Vabbè, comunque facendo tutte le scelte per non litigare, si arriva comunque alla litigata, quindi... Ehi, papà. Zucchina? Vivremo sempre insieme, vero? La mamma. Sempre. Anche quando saremo vecchie dovrai essere tu a metterci a letto. Dunque... Questo Bruce. Oh, è solo un docente di macroeconomia. Abbiamo fatto ricerca sulla crisi finanziaria in Ecuador. Non c'è molto da dire. È un po' strano. Prima ti manda un messaggio. Poi ti chiama sul cellulare e poi chiama a casa. Si è perso il drink da Dio e voleva salutarmi. È stato solo gentile. Dimentichiamo questa storia. Non roviniamo l'ultima sera. Ci attendono dei giorni impegnativi. Qualcosa non quadra. Hai lavorato fino a tardi ultimamente, più del solito. Perché sto per cambiare scuola. Voglio finire in bellezza. La settimana scorsa hai detto che dovevi restare a correggere dei compiti, ma sei tornata e sapevi di vino e di profumo. Guardami, Vince. So che non è stato un periodo facile. Non è stato il nostro anno migliore, ma te lo giuro, non è successo niente tra me e Bruce. Mi puoi credere? Mi dispiace. Forse ho esagerato.
Sto cercando di prendere sempre la decisione che porti praticamente ad un annullamento del conflitto tra loro due. Per vedere un po' come va il gioco. Lo so. È tutto a posto. Vieni qui. Perché loro vogliono palesemente spingerti sulla strada del tradimento, no? Però se io fin da subito, cioè, non lo calcolo come possibilità, voglio dire cosa succede. Tutto ok? No, sto bene. Sono solo stanco. Per via del trasloco e tutto il resto. Sì. È meglio dormire un po'. Abbiamo un lungo viaggio domani. Notte. Notte. Vince, sono preoccupato per tuo padre. Le ferite alla testa sono già abbastanza gravi, ma c'è qualcosa lì dentro che fa pressione sul cervello. Come sta? Male. Ma vuole che sia Zoe ad uscire. E Vince ha ragione. Abbiamo visto di cosa sono capaci queste persone. Ti prego, portala in un posto sicuro. Ho le vostre pizze! Immagino volete mangiarle ancora calde. Mandatemi un ostaggio. Forza, vecchio. Fatti una passeggiata. No, 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 non io. Ti prego, prendi Zoe. Non sono io. Io sto bene, sì. Non mi interessa chi se ne va. Basta che sia uno. Manderemo Zoe. Ha già visto abbastanza. Bene. Portala fuori, prendi il cibo, torna indietro. Ti tengo d'occhio, Vince. So che fa paura, ma dovrai essere una bambina coraggiosa là fuori, ok? Va bene. Sul piccolo. Ehi, guarda, ti era caduto questo. Si chiama Gufo. Gufo, eh? Sai che possono vedere al buio? Grazie. Ok, stanno uscendo. Rimanete tutti fermi. A visuale su due ostaggi, un maschio e una bambina. Si avvicinano dalla parte anteriore dell'edificio. Passo. Papà, ma il nonno morirà. La risposta è no. Perché io sono qui. E sai chi sono io? Un meccanico di aerei. Dovresti dire un supereroe. Te lo prometto. Nessuno della nostra famiglia morirà. Non ti avvicinare! Sono lo sceriffo Romero. E immagino che tu sia Vince. E tu devi essere Zoe, giusto? Tuo papà mi ha detto tutto di te. Meglio fare alla svelta. Sai quanto ti voglio bene, vero? Sì. Sì, all'infinito. Esatto. Quando avrai paura, guarda il cielo e ricordatelo, ok? Ok. Metti la bambina in auto. Resta con lei. Papà! Ti prego, non andare! Devo, zucchina. E se non torni più? Sai, tutte le cose migliori di me fanno già parte di te. Quindi... ovunque tu vada, io ci sarò sempre. Davvero? Sempre. Ehi, sbrigati! Dai, piccola.
Dategli il cibo e rimandatelo qui. So quanto è difficile per te, Vince. Diavolo, è difficile anche per me. Quegli stronzi mi hanno sparato. Però ho buone notizie. Sì? Stiamo per mandare un uomo all'interno. Resisti, amico. Facciamo il tifo per te. Ora prendile e non fare niente di stupido! Ehi, non scordare i tovaglioli. Cerca persone a due vie. Ti contatterò presto. Goditi le pizze! Ehi, è il tizio delle pizze! Sei in ritardo, niente mancia. Che voglia di pizza. Beh, così, accidenti. Giusto per... Lo sbirro che mantiene la parola. La pizza è facile. Un elicottero, però. Senti, so che non è quello che volevi. Ma con Romero che ci tiene in pugno, ci sta. Spero che tu abbia ragione. Ho investito 10 anni di risparmi in questo motel. Ash iniziava a sentirsi a casa. Come potremmo rimanere qui ora? Ridipingeremo le pareti. Sostituiremo i vetri. Vedrai, tornerà come nuovo. Non è per il posto. È per quello che è successo qui. Vince, Zoe sta bene? Sta bene. Come va la testa? Va male, ma credo che sopravviverò. E così hai incontrato lo sceriffo là fuori? Sì, se così si può dire. E com'è? Sembra avere la situazione sotto controllo, credo. Vedremo. Difficile a dirsi finché non andrà tutto a puttane. Volete il mio parere? Non fidatevi. Che rimanga fra noi, ma Dante è mio cugino. E con lui come sceriffo... Nessuno nella famiglia pensava che fosse una buona idea. Che fai? Conto i nostri soldi. Jay, hai intenzione di mangiare? Non ho fame. Voglio che finisca, Tyler. Tutto questo. Finirà quando vinceremo. Ricordatelo e fai la tua parte. E mangia qualcosa, che cazzo. Ehi, che ne pensi di darne un po' anche a lui? No, non credo proprio. Stai scherzando? Non ci senti? No, non ne avrete. Non possiamo averne neanche una. Ma sono 6 pizze. Sono per noi, quindi allontanati, cazzo. Ma che stronzo. Pola, la glicemia bassa. Prenderò qualcosa dal distributore automatico. No, ho detto di no. La risposta è no. Dai, amico, dacci qualcosa. Ci risiamo. Vuoi di nuovo la mia roba? Perché dovrei, eh? Non è meglio darcene una fetta e farci stare zitti? Se volessi farvi stare tutti zitti, lo farei e basta, capito? Ti danno problemi? No, tutto a posto. Merda, scusa. Idiota. Pulisci.
Sai qual è il tuo problema? Ti intrometti troppo, cazzo. Se te ne fossi stato tranquillo, ce ne saremmo già andati a quest'ora. Non ci avevo pensato. Quello che non capisci è che noi non siamo così. Avevamo bisogno di soldi, ma non è come... Tyler costruisce roba, a Jay piace la natura. Io, sì, una volta ho rapinato un negozio di liquori, ma ora sto cercando lavoro. E c'è questa ragazza che ho conosciuto. Non c'è. Anche se forse Jessica dopo questa merda non vorrà più vedermi. Ti va di parlare di questa ragazza? Jessica, giusto? No, non voglio parlarti di lei, cazzo. Non sono affari tuoi né di nessun altro. Anzi, non pronunciare mai più il suo nome. Ehi, stavo solo cercando di... Vuoi essere mio amico? Vai a farti fottere, stronzo. Quindi, niente pizza? No, niente pizza, gente. Tanto non avevo fame. Hai il mio elicottero? Sì, ce l'ho. La FAA ha dato l'ok per attraversare Mexicali e Del Paso. Ora, prima che autorizzi l'atterraggio, voglio parlare del perché hai scelto proprio casa mia. Faccia a faccia, allo scoperto, o non c'è nessun accordo? A che gioco sta giocando? È una trappola? Forse. Adesso dobbiamo stare al suo gioco. Che ne dici se vado io? Avrei proprio qualcosa da dirgli. Non esiste. Ho detto a Ma che ti tengo d'occhio. Tranquillo. Oggi faccio il bambino grande. Se fai casini, gli ostaggi la pagheranno. Andrà tutto bene. Hai la mia parola. Tizio della pizza? Andiamo a fare due passi. Ehi, di a Dante di tirarci fuori. Devi proprio stringere così? Non è colpa mia se hai il collo così grasso. Sto uscendo! Maledizione. Non vedo l'ora di essere su una spiaggia. A mangiare tamales, a bere tequila. Non vi faranno mai uscire dal paese. Lo sai, vero? Ehi, vaffanculo. Chiudi quella bocca. Sopravvivi. Guarda chi c'è. Dale Holt. Mi aspettavo tuo fratello. Buon Natale del cazzo. Vince, non pensavo che ti avrei rivisto così presto. Molto rassicurante. Non ti ho ancora ringraziato per la mia spalla. Stavo mirando al cuore. Mi sa che non ne hai uno. Sai, eri un pesce piccolo finora. Quella brutta aggressione di un paio di anni fa, qualche furtarello. Ma guardati adesso. Voi ragazzi vi siete fatti un nome. E rilancio anche, coglione. Ho pisciato nella tua limonata. Ad ogni modo, credo che abbiate qualcosa di mio. Sì, i tuoi soldi. Non i soldi. Il mio libro nero. Dov'è? Di che cazzo stai parlando? Non fare giochetti con me! Un altro passo e gli faccio saltare la testa, giuro! Dimmi dov'è. Te l'ho già detto. Non ne so niente. Fa come vuoi. Bersaglio a terra, ripeto, bersaglio a terra.
la situazione è degenerata. Olè! Cassate al fuoco! Va bene, ora vai, corri alla porta. Non capisco. Non hai finito. Vai a cercare il libro. Ma questo ci sarà anche un libro? Sul serio? È questa la tua priorità? È la nostra priorità, Vince. Non dimenticarlo. Andrei dentro se fossi in te. Che cosa hai fatto? Cosa ho fatto io? Tu mi prendi per il culo! Perché sei tornato? Perché la mia famiglia è qui! Hai fatto uccidere te! Sua! Sei tu il capo, Tyler. Sei tu che hai mandato tuo fratello là fuori. Se vuoi dare la colpa a qualcuno, guardati allo specchio, cazzo! Joyce! No. Tyler! E abbiamo completato anche il capitolo 2. Valore famiglia, rimane accanto alla famiglia a qualsiasi costo. Tratto fiducioso, credi nelle buone intenzioni degli altri. Stile di gioco, riflessi rapidi, va bene, questo l'abbiamo già fatto. Andiamo a vedere appunto nel capitolo 2, economia per principianti. C'è un sacco di roba che non abbiamo fatto, questo dipende dai finali del primo capitolo immagino. Poi vabbè, il flashback mi interessa fino a un certo punto. Andiamo avanti. Si avrà un sacco di roba, Un sacco di roba che poi avremmo potuto fare diversamente. Qui tra l'altro, se non credevamo a Michelle, c'era tutta un'altra parte. Interessante, interessante. Abbiamo preso una sorta di vicolo cieco lì. Qui abbiamo 4 finali possibili per questo capitolo 2. Bello, dai, interessante come videogioco. Come scelte multiple più che altro. Ci sono parecchie variabili in gioco. Detto ciò, io ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Dalla Shakespeare è tutto, al prossimo video!